Ciao ragazzi, bentrovati anche oggi nel mio canale Ceramicanto. Oggi andremo a realizzare e a lanciare un'altra idea dedicata appunto alla creatività, al divertimento dei più piccoli e anche delle persone più grandi che vorranno cimentarsi in questa idea così a me pare molto molto simpatica. E inquadro subito il piano lavoro e vi faccio vedere che cosa stiamo per realizzare. Anzi, prima di inquadrarlo, vi faccio vedere quello che andremo a fare oggi. Andremo a fare questi simpatici, vedete, portachiavi realizzati con appunto l'argilla e del cordoncino. Tutti questi pupazzetti simpatici da regalare si possono realizzare appunto con l'argilla e vi faccio vedere la tecnica oggi, ok? Quindi inquadriamo il piano lavoro e vi faccio vedere tutte le cose che magari ci possono essere utili affinché possiamo realizzarle. Buon lavoro e mi raccomando iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e di mettere un like al video se vi è piaciuto. Allora, cominciamo. Spero si veda bene il piano lavoro. Ok, mi sembra. Ok, allora, innanzitutto noi dobbiamo andare a realizzare oggi delle perline, delle piccole palline forate. Vedete, queste sono fresche, perché poi dovranno appunto diventare la testolina, le manine e i piedini del nostro pupazzetto. Queste sono le perline, le avviciniamo, le varie perline che ci siamo preparati, non solo io, ma si sono cimentate delle signore anche dei bambini a realizzarle, ne abbiamo fatte parecchie, in maniera tale che poi ne abbiamo abbastanza per poter realizzare, come ripeto, questi simpatici pupazzetti. E di varie misure ne abbiamo preparate. Vi faccio vedere queste, insomma, in questo stadio che è ancora, diciamo, non totalmente fresco perché sono state realizzate ieri. Ok, quindi oggi vi faccio vedere come realizzarle e come riuscire magari a farle più sferiche possibile e con un foro diciamo abbastanza vedete ben delineato, ecco, dobbiamo cercare di fare un foro diciamo più preciso possibile e questo si ottiene facendo praticamente avendolo fatto il giorno prima. Poi dipende dove voi lavorate. Nel mio laboratorio è abbastanza umido, avendo molta argilla, non lavoro in un ambiente molto secco, altrimenti mi si asciuga subito non tanto il materiale, gli oggetti che vado a fare, quanto il materiale che ancora devo usare. Quindi io so, a prescindere, che il mio laboratorio il giorno dopo mi dà la facoltà di lavorare ancora sulla sfera che ho creato il giorno prima, perché ora vi faccio vedere quando vado a creare le sfere nello stato più morbido dell'argilla non riusciamo poi a farle così precise, ma riusciamo il giorno dopo, cioè io come sto facendo adesso, riusciamo il giorno dopo a sistemare il foro, vedete, a renderlo più lineare possibile e nello stesso tempo è diciamo ancora duttile l'argilla, ma non insomma è ancora lo stato plastico dove mi permette di andare a sistemare anche la sfera. Ok, quindi fatto questo, poi ve le sistemate, magari io il giorno dopo so che posso fare questa cosa. Se voi siete in un ambiente dove si asciuga subito, allora magari che ne so, dopo 2 orette andate lì. Quando vedete che la pallina ancora non è totalmente asciutta, è importante questa fase. Sembra una stupidaggine, ma è molto importante perché ora vi faccio vedere quando è morbida
non si riesce, si deforma facilmente anche mentre andiamo a forare, ok? Quindi questo è un piccolo accorgimento, quindi voi, che ne so, dopo un paio d'orette, se vedete che il vostro ambiente, magari lo fate in casa, è troppo caldo, regolatevi, ok? Quindi dovremmo avere a disposizione poi anche minimo tre colori. Io avevo questa lana, ma la lana è un po' fastidiosa perché vedete ha la punta poco rigida, no? Però in un certo modo riesco poi a montare il pupazzetto comunque. Se voi trovate dei cordoncini invece più rigidi, ve li consiglio ancora meglio. Ecco, più colori usate, al minimo tre, ok? Perché come ripeto, ecco, vi faccio vedere ancora. Sono gli alternati e con tre colori, insomma, vengono fuori più colorati, ecco. Poi potete usarne ancora di più, per carità, come volete voi. Quindi allontaniamo un po' il tutto, e visto che dopo dobbiamo lavorare in un ambiente più pulito, una base più pulita, tolgo anche il metto un peso da questa parte e lavoro qui l'argilla. Ok, io ho scelto di prendere l'argilla non proprio morbidissima, già perché appena sbollato lo è ancora di più, leggermente più secca, no? Più secca per modo di dire, vedete, è morbida comunque, però non è appiccicosa che sporca le mani. Allora mi vado a prendere, mi vado a fare la testa del nostro pupazzetto, che sarà di un paio di centimetri di diametro, ok? Quindi con le mani cercate di, tra le mani, di arrotolarla. Guardate, viene già così quasi perfetta. Ora posizioniamo. Ecco, ve le faccio vedere perché non è, dice, è difficile fare le palline, no. Però usare l'argilla in determinate fasi lo è nel momento in cui andiamo a fare il foro. E ora vi faccio vedere. Poi facciamo le scarpe del pupazzetto e poi più piccoline per fare le mani. Ricordatevi però che l'argilla in questa fase contiene ancora l'acqua. Quando si asciuga le palline si restringono, quindi cercate di, se volete realizzare una sfera di 3 centimetri, fatela di 3 centimetri, una sfera di diametro, dico, di 2 centimetri e mezzo, 2 centimetri, insomma, fate qualche millimetro in più perché quando si asciuga appunto si restringe. Allora, poi facciamo le palline più leggermente più piccoline per le mani del pupazzetto, ok? In questa fase io mi vado a prendere lo stecchino, quello piccolino, la parte posteriore, non quella con la punta. Vado intanto, vedete perché? Perché è meno invasiva. Se prendo lo stecchino più grande, dopo mi si deforma, ok? Infatti, vedete come spingo? Leggermente mi si è appuntita la pallina, e invece io con lo stecchino più piccolo, se l'avessi fatto con lo stecchino più grande, portava via più argilla all'esterno, portandola via, facendo il foro, mi si deformava ancora di più. Poi, dopo lo prenderete lo stecchino più grande, in questa fase, prima lo fate con questo piccolo, poi vi prendete lo stecchino più grande, quello da spedino per intenderci, ok? E quindi andate piano piano e lo allargate, ok? Lo allargate così. Poi il foro non verrà precisissimo, le lasciate stare e ve le andate a sistemare dopo che si è indurita leggermente, ma è ancora duttile l'argilla. Quindi andate a sistemare meglio il foro e andrete a sistemare anche la parte esterna. Una volta forato, non andate lì a rifare
a sistemare la pallina, altrimenti schiacciate l'interno del buchetto che avete fatto, ok? Quindi questo la sistemate, la sfera la sistemate dopo. La stessa cosa per la pallina più piccola. Vado e piano piano, perché se faccio veloce, ho detto, l'argilla che spinge si allunga la pallina. Ok, infatti me l'ha portata fuori, vedete? Quello che posso fare è toglierla leggermente e riforare dall'altra parte, piano piano, così, allargandola. Bene, lo stesso foro che avete fatto a quella grande, dovete farlo a quella piccola, a quelle piccole, ok? Piano piano, ripassate. Ok, perché deve entrare lo stesso cordoncino della stessa dimensione. Bene, e lasciate stare, se mi sono venute poco sferiche non vi preoccupate, come ripeto, non mi stanco mai di dire e ripetere in continuazione per coloro che sono inesperti. È logico che l'insegnante, se è a scuola, vuole far fare ai bimbi, non sta lì a sentire me, ma se, come capita spesso, alcuni insegnanti mettono i miei video e lasciano che i propri alunni eseguano il lavoro mentre gli fanno vedere il mio video, ho capito, hanno l'esigenza che gli venga spiegato in maniera ripetitiva e lenta, ok? Voi che sapete e siete più esperti, andate veloci e non ascoltate me, ma guardate solo quello che faccio e cogliete solo l'idea. Poi il resto lo fate da soli, ovviamente, non state a sentire la mia cantilena che è più dedicata a coloro che sono inesperti. Ok, vedete qui, poi vado a mettere il foro e poi ve le create tutte così, ok? Fatto questo, non vado oltre, ecco qua. Vedete, ho respinto davanti, se mi si è allungata tolgo quella che è uscita di argilla e gli do una sistemata così. E le lasciamo asciugare e poi le sistemiamo quando si è indurita leggermente, ma è ancora allo stato plastico che ci dà modo di modificarlo, ok? Allora, riposiamo l'argilla, mi do una pulita alle mani, perché adesso andiamo a lavorare su dei pezzettini. Allora, quello che vi dico è che potete avere l'alternativa, questa la posizioniamo, come ripeto, ci avviciniamo gli oggettini che dobbiamo utilizzare, gli oggettini, le perline. Allora, se vedete, io l'ho lasciata allo stato diciamo naturale perché ho usato argilla bianca. Quando si asciuga diventa bianca, però vedete ben poco, ho detto vedete, ma perché poi sono andata a colorarmele queste con dei colori che vedrete sulla spiegazione, vedrete per la colorazione senza cottura sulla mia playlist, quindi la colorazione con gli smalti o insomma, fate scorrere la mia playlist e vedrete come impermeabilizzare l'argilla una volta asciugata, la tecnica per impermeabilizzarla e poi con la colorazione a freddo gli si dà un colore neutro e, come in questo caso io devo dire la verità, appunto usando l'argilla bianca, ho preferito cuocerli e quindi mi sono venuti del colore dell'argilla che ho usato, bianca, ok? Però vi do le alternative come chi non ha un forno in casa e vuole realizzare comunque questi oggettini, aspetta che si asciuga la pallina di argilla che è ben asciutta, poi fa il trattamento
ho detto che trova sulla mia playlist, sempre sulla mia playlist, troverà anche come colorare a freddo, le varie alternative, i vari colori che si possono utilizzare. Detto questo, procediamo a realizzare uno dei pupazzetti, ok? Poi vi sbizzarrite voi con i colori. Quindi io, niente, mi avvicino un pezzo di... è abbastanza lungo perché ci devo lavorare, poi magari lo taglio a misura al momento che mi occorre, ok? Quindi mi vado a prendere la pallina, sulla pallina ovviamente voi disegnerete gli occhietti e la boccuccia, ok? Ve li preparate e poi dopo andrete a montarle. Vi aiutate, io in questo caso apposta dico un cordoncino più rigido e passa meglio, magari vi aiutate con uno stecchino, ok? Fatto questo, faccio il cappiolino, detto così, sembra l'impiccato, il giochetto dell'impiccato. Ne facciamo due perché il foro è più grande e così non passa e rimane. Ok, poi fate allungare, vedete, allargate in questo modo e fate, non so se è chiaro, così, anzi è troppo lungo, aspettate. Innanzitutto per farvelo vedere, io adesso facciamo così, come se voi, spero che lo vediate, perché per farvelo vedere non ho poi una buona presa e rischio di non farvi. Allora, però cerco di farvelo vedere da questa parte. Allora, allargate così e poi fate una sorta di fiocchettino e a simulare poi i capelli, ok? Che poi sistemerete con la colla oppure potrete anche lasciarli così. Allora, adesso rialzo su e ve lo faccio vedere. Ecco, poi questo con la colla, dov'è la faccina? È qui. Con la colla lo metterete così, potete anche fargli dei codini o lasciarlo così se è un maschietto. Bene. O i capelli gli fate il fiocchetto più piccolo se è un maschietto. Questo potreste anche attaccarlo e farle delle codine con dei fiocchettini. Ok? Allora, però voi dovete fare in questo modo. Mettete al contrario, così, aspettate, mettete un peso. Un peso all'estremità. Un altro peso, ecco, uso questi qui, a quest'altra estremità, così che lavoro un po' intero, ok? Poi mi vado a prendere un altro pezzettino di stoffa di un altro colore e comincio, vedete come sta posizionato, eh? Così, comincio qui. Mettiamo doppio e vado a fare in questo modo. Ok. Adesso faccio un giro e cerco di fare un nodo che mi prenda, ecco, così. Poi vedete questi due lembi? Dobbiamo farli passare sotto, incrociati così. Poi davanti invece faccio un faccio passare questo sotto e questo sotto. Ok? Qui.
davanti invece faccio un nodo e poi tirate un po' avanti, un po', perché vedete intanto si sta formando il vestitino. Poi passo sotto e vado a farmi un altro nodo. Sotto, con l'altro anche, e vado a fare un altro nodo fino a che non arrivo. Poi vedete, stringete, perché così diventa più fitto il vestitino. Poi vado a passare di nuovo sotto, passo di nuovo sotto e sopra facciamo un nodo. Non stringete esageratamente, anche perché deve essere mobile, perché vi faccio vedere sotto è un altro nodo. Faccio vedere che deve scorrere e arrivare fino alla testolina. Allora, facciamo l'ultimo. 1, 2 e sopra facciamo un altro nodo. Allora, facciamo che possa bastare, no? Ok, vado su alla testolina. Il nostro corpo, eccolo qua. Lo abbiamo realizzato. Le mani. Andiamo, ecco, ce l'ho qui, una pallina, un'altra pallina. Prendiamo lo stecchino più piccolo che già ho perso, però non abbiamo un'altra a disposizione. E qui, perché vi dico di fare i fori, perché questi fori li abbiamo fatti più piccoli. E allora, se fate i fori grandi con lo stecchino grande, vi assicuro che entra. Poi se il cordoncino rimane un pochino, ci va, diciamo, un pochino lento, non è un problema. Vedete, con lo stecchino mi aiuto e lo metto qua. Va un pochino lento, non fa niente, facciamo i nodini poi per fermarlo. Io adesso mi organizzo così, cerco di arrotolare alla punta un pochino per poterlo poi imbogliare nel foro. L'altro ci è riuscito bene, ma questo pare di no. Però con la pazienza, ho detto, voi il cordoncino rimane più rigido in punta. Questa è un po' fastidiosa, però sapete, la lana costa di meno e se ne fanno di più. E quindi quando fai lavorare i bambini cerchiamo di limitare i costi. Però ci vuole più tempo, ecco, vedete, però con la pazienza ci riusciamo. Vediamo l'altezza delle nostre manine e da lì andiamo a fare il nodino, ok? Ah, questo è un lavoro di pazienza, ragazzi, eh? E vi assicuro che anche chi non ce l'ha poi si diverte. Facciamo un altro pochino, un altro nodino. E andiamo. Ok, vedete, questo è in tiro e in tiro anche sempre l'altro. Ok, adesso non rimane altro che tagliare bello abbastanza lungo, lo giriamo dall'altra parte e adesso ci andiamo a mettere le nostre scarpette o le palline leggermente più grandi, eccole qua. E facciamo la stessa cosa. Prendiamo lo stecchino, infatti questo è il foro più grande, bene o male,
Ci riusciamo. Poi voi sapete il filo che state usando, quindi fate il foro in base al filo che volete usare. Ecco, per noi che abbiamo cercato di risparmiare sul filo che costava meno, la lana in questo caso, abbiamo trovato, pur essendo un po' antipatica metterla nei fori, ci organizziamo a farli più grandi. Adesso facciamo un nodone anche qua. Poi l'eccedenza la tagliamo, ok? E che insomma, voglio dire, è abbastanza facile. Fatto la prima, ci regoliamo a fare la seconda, se no mi facciamo zoppi. Allora, infatti, ma che faccio? Ok, così, perché sono andata a farlo là? Vabbè, non fa niente. Ma vediamo un attimino. Ah, mi vedete coi guanti perché io ormai mi sono dovuta abituare perché stando dalla mattina alla sera dopo anni a contatto con l'umidità dell'argilla mi crea problemi all'articolazione, quindi mi sono abituata a lavorare con i guanti. I ragazzi, è ovvio, e voi insegnanti o chi è a casa si diverte a mani nude, anche perché i ragazzi devono appunto sentire con il tatto. Fatto questo, poi mi prendo l'altro pezzettino di stoffa rossa e gli faccio una sciarpetta, magari la voglio fare un po' più doppia. Eccola qua. E facciamo una sciarpettina, ok? Una sciarpettina. Sì. Tagliamo l'eccedenza anche qui. Questo, come ripeto, questo è uno dei pupazzetti. Come ripeto, invece di lasciare i capelli dritti così, con un pochino di colla, glieli posizionerete lungo il visetto, eh? E niente, guardate, con poco riuscirete a realizzarne tantissimi. Poi comprerete questi, diciamo, i classici per i portachiavi. Noi li abbiamo comprati in ferramenta, dal ferramenta, e niente, ne potrete regalare tantissimi. Ok, io penso di aver lanciato una bella idea. A noi è gradita molto, spero vi sia gradita anche a voi. Buon divertimento, tanta creatività. Mi raccomando, mandatemi un messaggio se volete che vi realizzi dei video, dei video spiegazione per realizzare magari degli oggetti che non riuscite a fare da soli. Io farò dei video cercando di accontentarvi. Buona creatività. E soprattutto buon lavoro. Ciao cari.